consideriamo un terra, un satellite di massa 100 kg in orbita attorno alla Terra, orbita supposta circolare, di raggio R pari a un punto tondo 7000 km, quindi si trova a 600 km sopra la superficie terrestre, e ci chiediamo qual è l'energia totale di questo sistema, Terra e satellite. Supporto che ci sia solo questo satellite. D'accordo? L'energia totale è data dall'energia cinetica e l'energia potenziale. M la massa del satellite, M grande la massa della Terra, R grande il raggio dell'orbita. Energia totale. Ok? Per calcolare questa grandezza me ne manca una rispetto a quelle elencate, la parte G grande che è il solito valore, manca la velocità. Però posso calcolarla, perché se l'orbita è circolare, la velocità non può che avere un determinato valore. Ok? Abbiamo già visto a suo tempo che possiamo calcolarla in questo modo. La radice quadrata di G, M, fratto R. Oppure, se preferite, eguagliate la forza centripeta e la forza gravitazionale, semplificate per M piccola e avete la velocità. Questa quindi posso inserirla qua dentro. E in quel caso per tutte quantità note. Questa energia totale vale un mezzo della massa per radice di gm su r al quadrato meno g in piccolo. Se posso di ho messo il suo valore in termini di g massa della Terra e raggio dell'orbita. Tolgo la parentesi, quindi svolgo il quadrato, la radice va via. Ma il primo termine è la metà del secondo, a parte il segno. Questo ho un mezzo di m grande m piccolo r meno g. Quindi l'energia totale sarà meno un mezzo di m grande m piccolo r. Questo vale in generale, qualunque tipo di oggetto che abbia in orbita, se l'orbita è circolare, l'energia totale è meno un mezzo, costante di gravitazione, massa del corpo principale, massa del satellite, diviso il raggio dell'orbita. Ok? Queste grandezze le conosciamo tutti, possiamo calcolare l'energia totale. In questo caso ho meno un mezzo, 3,67 10 alla meno 11 newton metri quadri chilogrammi al secondo, massa della Terra 6 per 10 alla 24 kg, massa del satellite 10 alla 2 kg, raggio dell'orbita 7000 metri al momento, mi pare sì, quindi 7 per 10 alla 6, 7000 km per 10 alla 6 metri. Ok? Quindi viene 10 alla 24 per 10 alla 2, 10 alla 26, diviso 10 alla 11, 10 alla 15, diviso 10 alla 6 fa 10 alla 9. Meno
poi ho un mezzo per 67 per 6 diviso 7. Ok, supponiamo che mi serva per scopi non meglio noti cambiare l'orbita di questo satellite, magari quell'orbita è troppo affollata e voglio portare, posso cambiare pagina, tutto chiaro? Allora, raggio dell'orbita iniziale 7000 km. Voglio portarlo 8000. Quanta energia mi serve? Non so se è chiaro come si dice. Si sta su un'orbita di 7000 km, la sua energia totale è di, così mi ha appena calcolato, meno 2,86 per 10 alla 9 joule. Ok, in caso l'energia totale del sistema meno 2,89 10 alla 9 joule. Spero che si riesca a leggere. Se sta in questa orbita, l'energia totale meno un mezzo G, massa della Terra, massa del satellite, radio dell'orbita, sarà il totale finale F. Ok? Non serve che faccio tutto il calcolo di nuovo, perché quello che cambia è solo R. Questo è uguale a quella di prima, meno un mezzo G, M grande, M piccolo, R iniziale, per RI diviso RF. Basta che moltiplico quella di prima per il rapporto dei raggi. Sto molto di meno, quindi l'energia totale dell'orbita a cui voglio arrivare vale quella di prima e T iniziale per RI su RF, che vale 7 ottavi. Quindi è sufficiente prendere questa e moltiplicarla per 7 ottavi. Posso anche rifare tutto il calcolo, ma è uno spreco di tempo. Meno 2,89, correggetemi se sbaglio, per 10 alla 9 joule per 7 fratto 8. 7000 diviso 8000, 7 ottavi. E ottengo 86 era? Ok, sì, hai ragione. E ottengo il tutto per 7,18, 2,50, andiamo. Questa è l'energia che compete all'orbita finale. Quindi, facciamo il disegno della Terra, questa è l'orbita iniziale, l'orbita iniziale RI. Di quanta energia ho bisogno? Io ho già il satellite in orbita. Quanta energia mi serve per portarlo dalla prima alla seconda orbita? Che faccio un uso intelligente di energia, cioè che non la spreco, quella è la mia energia che mi serve. Se parto da un sistema
con energia totale di meno 2,6 e arrivo a meno 2,5 per 19 Joule. Mi serve la differenza delle due energie. Il lavoro che devo spendere è la variazione di energia. Quella finale meno quella iniziale. Nel nostro caso il lavoro che devono svolgere i motori, insomma, in qualunque modo io lo fornisca al satellite, sarà l'energia totale finale meno, meno 2,50 per 19 Joule meno meno 2,86 per 19 Joule. Meno e meno fa più, 2,86 meno 2,5 fa 0,36 per 19. Mi serve per l'energia se voglio spostare di onda. Qual è il segno di questa energia? Questo è più, quindi l'energia va spesa, va fornita. Perché? Perché l'energia totale finale è maggiore di quella totale iniziale. Quindi il sistema, massa della Terra, dei satelliti, acquisisce energia, il totale aumenta, quindi devo fornirgliela. E il sistema finale, avendo un'energia totale meno negativa di prima, è meno legato. È comunque legato perché è negativa. L'energia è meno negativa, quindi il sistema è meno legato. Come faccio? Questa è una cosa non... anzi, diciamo così. È così, è ancora più divertente. Torniamo indietro. Abbiamo visto che se c'è la Terra, non c'è la Terra, se la mette circolare, l'energia totale possiamo calcolarla tenendo conto della velocità orbitale, che è quella radice b, eccetera, eccetera, meno un mezzo g massa centrale per massa del satellite diviso il raggio dell'orbita. Ok? Ma in generale i sistemi legati non hanno un'orbita circolare, più molto più comune avere un'orbita ellittica. Se l'orbita è ellittica, okay, questa relazione rimane quasi inalterata. L'unica differenza è che al posto di R, cioè del raggio medio dell'orbita, ho il semiasse maggiore. Se l'orbita è ellittica, l'energia totale è meno un mezzo gn m piccolo sul semiasse maggiore. Ok? Come abbiamo un problema analogo al precedente, ho due orbite circolari. R1 con R1 maggiore di R2. Il mio satellite voglio che passi dall'orbita R1 all'orbita R2. In questo caso devo togliere energia. Okay. Quindi questa manovra si chiama manovra di Hofmann e viene come usata normalmente per manovrare i satelliti nello spazio. Ad un certo istante, quando comincia il passaggio da una metà all'altra, la
di satellite, una navicella, chiamatela come volete, che si trova in un'orbita più esterna, aziona i motori per accelerare o frenare? Per frenare. Perché se frena, riduce la sua velocità, okay, sta dov'è? Supponete che agiscano pochi motori. Se frena, cioè se riduce la velocità, non è più nell'orbita circolare, energia totale meno un mezzo gm su r, ma passa a un'orbita che abbia un'energia più legata, okay? Dove il punto in questione corrisponde per esempio al apogeo. E l'energia cambia, se freno, ripeto, non sono più nella qui, per essere un'orbita circolare ho bisogno di una certa velocità. Qualunque altra velocità è relativa a un'orbita di tipo diverso. Se l'orbita è circolare, la velocità possibile è solo una, radice di gm su r. Se freno, sono in un'orbita di tipo ellittico. Ok? E quindi mi metto in questo tipo di orbita. Se rimango, se non faccio altro, poi tornerò al punto di partenza con la velocità che avevo quando ero lì. Ma quando arrivo in questo punto, cioè quello in cui l'orbita ellittica su cui mi sono messo tocca o interseca, meglio se tocca, più facile, l'orbita di arrivo, quella in cui voglio arrivare, qui la mia velocità è superiore a quella relativa a un'orbita circolare che è a questa distanza, perché sono su un'orbita con un'energia più grande di quella che compete a questo punto, perché qui se mi asse maggiore è più grande del raggio di quest'orbita. Ricordate la funzione che vi dà l'energia per l'orbita circolare e per l'orbita ellittica. A questo punto riaziono un'altra volta i raggi frenanti e spendo un'altra fetta di energia in modo tale da far sì che la mia velocità sia esattamente quella che compete a un'orbita circolare di questo raggio, e allora l'orbita diventa una circonferenza ed è quella in cui volevo arrivare. Spendo l'energia che dovevo spendere per frenare. Nel caso di prima sarebbero state meno 0,30 euro che saranno 9, in due parti. La prima passa da un'orbita circolare a un'orbita ellittica di energia un pochino inferiore. Quale? Va scelta a caso, scelta in modo tale che questo punto corrisponda all'apogeo dell'orbita a cui faccio riferimento, mentre il punto in cui riazionerò i freni sarà il perigeo. Una volta che sono qui, la mia velocità la porto al valore relativo a quella distanza dal corpo centrale e sono arrivato all'orbita di arrivo, quella che mi interessava raggiungere. Con meno 9, ripeto, con due frenamenti. È tutto chiaro? La domanda è appunto qual è la differenza di energia. Questo di frenamento è una cosa. Domanda. Tutto chiaro fin qua? No, la terra è pianeta azzurro, no? Qui c'è la terra. Poi ho il Columbia in orbita. Nel Columbia c'è l'astronauta X, anzi A. Ok? Più avanti di lui
sulla stessa orbita, quindi stessa velocità, c'è la sua fidanzata, l'astronauta femmina Bean. Il richiamo della foresta è troppo forte, l'astronauta A vuole raggiungere l'astronauta B. I sentimenti dello spazio funzionano lo stesso. Cosa fa l'astronauta A? B sta davanti ad A, lo precede. Tutti e due si muovono in questo senso. Cosa fa A per raggiungere B? Frena. Perché frena? È giusto? Perché così va su un'orbita che ha un raggio minore, va più veloce. Certo. Se frena, cambia la sua orbita in una ellittica. Ok? Che ha un periodo più lungo. E lo sceglie in modo tale che il tempo in cui B completa la sua orbita, A fa la sua ellisse e torna in questo punto quando passa B. E questo lo raggiunge solo frenando. Perché se accelera, A passa in un'orbita ellittica ma più grande, esterna, di periodo diverso. E non riuscite mai ad arrivare in A quando ci arriva B. Lo può fare solo frenando, quindi per andare più avanti nello spazio devi frenare. E così si corona il sogno della sonata. C'è il sole che ci sta coprendo quasi tutta la lavagna, pazienza. Pagina. Parliamo ancora di orbite ellittiche. Abbiamo un satellite in un'orbita ellittica, RA è raggio all'apogeo, RP è là, è il raggio, la distanza del perigeo. Poi abbiamo VA, velocità all'apogeo, e VP, velocità al perigeo. L'esercizio ci dice che questo satellite ha una velocità al perigeo, VP, di 9 km al secondo. E la sua distanza dalla Terra, RP, in quell'istante è di 7 per 10 alla 6 metri, 7000 km. Dopodiché, quando la sua distanza è all'apogeo, la sua velocità VA vale 3,66 chilometri al secondo, quanto vale la sua distanza dalla Terra in quel momento, e RA, quanto vale RA, conoscete
R, P, P e via. E qui uso che cosa? La conservazione del momento angolare. Il momento angolare in A è identico a quello in P. Vediamo se riusciamo a sfruttare un po' di lavagna visibile. Il momento angolare nel punto A è identico al momento angolare nel punto P, all'apogeo del perigeo. Quindi ho MRA VA, sarebbe il seno dell'angolo, ma abbiamo già visto che l'apogeo del perigeo, il raggio vettore e la velocità sono perpendicolari, il seno 90 e 1 non lo metto. Questo vale MRPVP. Le due masse si semplificano anche perché il problema non ce le dà giustamente. E otteniamo che la distanza all'apogeo vale la distanza al perigeo per VP su VA. Che c'è? Che è successo? Coraggio. La distanza al perigeo era 7 per 16 metri, 7 per 16 metri per VP 9 km al secondo diviso 3,66 km al secondo. Morale della favola. Diviso 3,66 per 7. 17,21 per 10 alla 6 metri. Dove scrivo? Scrivo qua sopra, vedete se scrivo qua, quindi RA, facendo questo calcolo, 9 diviso 3, cioè per 7, viene 17,21 per 10 alla 6 rimane. Per scrivere una notazione scientifica il coefficiente deve essere tra 1 e 10, quindi è 1,72 per 10 alla 7 metri. Domanda, qual è l'energia totale del sistema? Cosa dico? Tutto chiaro? Se ho le due distanze, perigeo e apogeo, fatemi fare un disegno, tutto chiaro fin qui? Sì. Se ho questo segmento, RA, e questo, anzi no, al contrario, scusate, questo è R perigeo, questo è R apogeo, questo è l'asse maggiore dell'orbita, giusto? Quello che giunge il punto di maggiore vicinanza a quello di maggiore lontananza. Ma questa distanza vale, quanto vale questa distanza? L'asse maggiore è quello che chiamiamo due volte A in geometria analitica, due volte il semiasse maggiore. Ma allora due volte A vale RP più RA, quindi il semiasse maggiore è R più VRA. Ricavo l'asse o il semiasse maggiore dell'orbita, che metto nella formula dell'energia. Mi serve veramente la massa del satellite, ma in quel caso riesco a ricavare l'energia totale, utilizzando il fatto che l'energia totale per un'orbita non circolare è la stessa di quella dell'orbita circolare, tranne che al posto del raggio ho il semiasse maggiore, semiasse maggiore. Con
ponete che il satellite sia di classe di 100 kg e calcolate l'energia totale. Nel caso di prima abbiamo 17,21 più 7,21 diviso 2 per 19. Più 7, scusate, 21 diviso 2 A vale 12,1 10 alla 6 cioè 1,21 per 10 alla 7 metri, se m è 100 kg è facile calcolarsi l'energia totale. Se ho un satellite in orbita attorno alla Terra, in orbita circolare, per esempio, che ha questa energia totale, ok? Come faccio a dargli la velocità di fuga? Quanta energia devo dargli perché raggiunga la velocità di fuga? Non importa come mi do. Se voglio che si allontani definitivamente dalla Terra, quanta energia mi serve? Lasciate perdere il 7 ottavo, quanti che sia questa? Questa è l'energia totale. Mi serve un'energia in modo tale da arrivare a zero. Quindi esattamente l'opposto di questo, cioè più 2,86 per 10 alla 9 joule. Se gli fornisco quell'energia, il suo totale diventa zero e se ne va di più. Questo lo fate per esercizio. Quanto tempo ci rimane? 10 minuti. Riusciamo a fare ancora qualcosa. Il raggio della Terra è circa 6.400 km, 6,4 dice da 6 metri. Se questo se volessimo che la Terra, cioè quella sfera occupata dalla Terra, fosse un buco nero, cioè che il raggio della Terra fosse un raggio di sparo, quanta materia dovrebbe esserci dentro? Quanto massiccia dovrebbe essere la Terra affinché diventi o si comporti come un buco nero? Basta invertire la formula. La velocità di fuga C che vale radice di 2G massa ignota, a questo punto, è raggio della Terra. Ci serve M. Quindi abbiamo C quadro uguale a 2G M su RT, per cui M vale C
C la seconda radio della Terra diviso in volte G. Dovrebbe esserci quella massa. Prego. Lo scrivo su un'altra pagina. Ci quadro il tempo diviso due volte G. Bene. C 3 10 alla 8 secondo al quadrato, qui 6,4 per 10 alla 6 metri sotto 2 per 6,67 per 10 alla meno 11 newton e poi quadrati domani. Allora, 10 alla 8 al quadrato, 10 alla 16 più 10 alla 6 meno 11 fa ancora più 11, 10 alla 33. Alla seconda fa 9 per 6,4 diviso 2 diviso 6,67 4,32. Che massa è questa? Di quanto? È circa 2000 volte la massa del Sole. Se il Sole è circa 2 per 10 alla 30, 2 per 10 alla 3 massa solare. Della galassia. Ok, ci fermiamo qua.